Ciao, ciao a tutte ragazze. Ciao, ciao a tutte ragazze, bentornate. Oggi facciamo un semplice tutorial molto veloce per preparare delle scatoline che possono essere utilizzate per diverse occasioni. A questo proposito io ne ho preparato qui due tipologie di scatolina e sarebbe questa, che è una scatolina d'incastro. In pratica si apre in questo modo, come le scatole dei fiammiferi di una volta, no? E al suo interno può esserci riposto un qualsiasi oggettino che abbia pressappoco queste misure. In pratica la scatolina misura 12x8, non è né grande e neanche tanto piccola. La potete decorare come più vi piace, e a seconda appunto dell'oggetto che andrete a mettere nella scatolina. E poi ne ho fatto un'altra. Così, che questa qui in pratica l'ho pensata per un ricordino da battesimo. Infatti, all'interno ho inserito una card, una piccola card, così, che magari sta a significare il ricordino del battesimo, no? Quindi qua si apre e si può inserire la fotografia del bambino o della bambina, scrivere il pensierino e ci stanno anche magari i confetti messi appunto in quelle scatoline trasparenti oppure anche nel tulle, no? E adesso andiamo a realizzare questa scatolina. È molto molto semplice, vedete? Ok, innanzitutto vi procurate del cartoncino tinta unita. Queste sono state realizzate appunto col cartoncino tinta unita di base. Quindi sono due pezzi che sarà il pezzo principale e il suo cassettino. Iniziamo con il pezzo di base. Le sue misure ve le darò in centimetri, no? E le pieghe ve le dirò sia in centimetri che in pollici. Allora, sarà lungo questo cartoncino 21 centimetri e largo 12 centimetri. Quindi andiamo a posizionarlo nel nostro attrezzo per fare le pieghe e iniziamo a fare le nostre pieghe. Chi non avesse questo attrezzo lo può fare sia con la taglierina che con un righello e anche una piegacarta. Quindi andiamo a fare la prima piega a 5 ottavi, 5 ottavi che corrispondono a 1,7 cm. Ok? La seconda piega la faremo a 3 pollici e 7 ottavi, quindi 3 pollici e 7 ottavi equivale esattamente a 9,7 cm. La terza piega la faremo a 4 pollici e mezzo, che equivale all'11,5 cm. Quindi sempre partendo dall'inizio, e l'ultima piega la faremo a 7 pollici e 3 quarti, che equivale esattamente, che equivale esattamente a 19,6 cm, perché non scorre, ecco, 19,6 cm. Ok, e adesso che abbiamo fatto tutte queste pieghe, pieghiamo. Vediamo bene e abbiamo realizzato la base della scatolina. Così. Voilà.
ecco qua, che andrà chiusa in questo modo. Ok, quindi adesso prendiamo il nostro biadesivo o colla, quello che volete voi, quello che preferite voi, e andiamo a chiudere questa scatolina. Quindi io preferisco usare il biadesivo forte. E me lo posiziono nella parte. Eccolo qua. Ok. Quindi vado ad attaccare. Ecco. Ok. La prima parte è fatta e adesso facciamo il coperchietto. Il coperchietto dovrà essere lungo 15 centimetri per 11,2 e faremo 4 pieghe tutte da 7 ottavi che corrispondono sempre a 1,7 centimetri. 5 ottavi, scusatemi, 5 ottavi, che corrispondono sempre a 1,7 centimetri. Quindi le faremo tutte intorno e poi andremo a piegarle. Ecco qua, quindi pieghiamo. Pieghiamo, pieghiamo e pieghiamo. Ok, dopodiché prendiamo le forbici e facciamo due taglietti in questo modo qua. Sia da una parte, così, che dall'altra, come tutte le scatoline. Ok. E andiamo a inserire il quadratino all'interno, così formeremo il cassettino. Quindi io questo lo faccio con la colla a caldo perché voglio che sia abbastanza resistente. E sono sicura che con la colla a caldo non si stacca. Ok. Okay. E questo è il cassettino che andrà ad incastrarsi nella base che noi abbiamo preparato prima. Ok, e si incastra qui. Eccolo qua. Per la decorazione, naturalmente, questa è una cosa che farete voi. E quindi
Sceglierete appunto la carta che vada bene col tema, la carta che comunque vi piace di più, la fantasia che volete, e la stessa cosa farete anche per questo, no? Per la cornicetta. Quindi io per questa scatolina ho scelto questo, che è un po' elegantino, e lo andrò a posizionare qua. Quindi io ho preso le misure per poterlo fare, ho preso le misure della base e sempre con mezzo centimetro in tutti i lati in meno me lo sono ritagliata. Quindi andrà posizionato qui e poi mi sono ritagliata anche le due cornicette, che una sarà bianca e l'altra sarà del colore di base che ho adoperato per fare la scatolina. E poi andrò a cercarmi anche il nastrino, vari fiocchetti oppure bottoni, dipende da appunto come vogliamo strutturare la nostra scatolina. Quindi tutto sarà fatto in base a ciò che dovremo inserire all'interno della scatolina. Quindi vedete com'è stato semplice e facile farla? Le misure, alla fine vi risulterà la scatolina 12x8 e è tutto qua, tutto fatto. Spero che vi sia piaciuto, è una semplice scatolina che può essere appunto adoperata, come dicevo prima, per tante cosettine. Ok, adesso vi saluto, vi abbraccio tutte e vi do appuntamento al prossimo tutorial, anzi al prossimo video kit. Faremo dei kit molto carini, ok? Ora vi saluto, ciao a tutte, un bacio, ciao!